Dall'1 al 4 luglio si terrà a Fiorano la sesta edizione dell'ennesimo Film Festival. Quest'anno un festival diffuso su più location, che avrà il main stage qui al Castello di Spezzano, e poi saremo a Casa Corsini, a Villa Cuoghi, a Villa Pace, al Bla, e per cercare di riabbracciare culturalmente tutto quello che è la comunità di Fiorano, che ha vissuto un anno difficile come lo stanno vivendo gli eventi culturali. Ovviamente protagonista sarà il cinema, con tantissime proiezioni a partire dalla selezione ufficiale. Avremo tantissimi film che proietteremo dal giovedì sera fino alla domenica pomeriggio, tantissime attività per i ragazzi, dalle attività in ludoteca, e che poi diventeranno loro protagonisti stessi quando intervisteranno i registi in concorso, ma diventeranno protagonisti anche gli insegnanti, perché sabato mattina alle 11 presenteremo Non è un libro, che si chiama Cinema di classe, che è curato da Ennesimo Film Festival, che vuole essere uno strumento per tutti gli insegnanti per poter integrare il cinema nella didattica tradizionale. Avremo anche tantissimi ospiti, a partire da Maccox, il fumettista che chiuderà con noi la serata finale, ma anche tanti giornalisti, a partire da Riccardo Stagliano di Repubblica e soprattutto Francesca Mannocchi, che è una delle migliori giornaliste inviate di guerra che noi abbiamo in Italia, che si occupa della zona medio orientale, della Libia, della Siria, ma anche che lo sta facendo con una forza particolare, perché come racconta nel suo ultimo libro, racconta la sua malattia, certamente non è facile riuscirlo a fare con questo ospite in più all'interno del proprio corpo, quindi siamo molto molto orgogliosi e onorati di poterla avere con noi. Il festival si aprirà con un'anteprima il 30, mercoledì 30, con Il magico bosco di Gan, che è uno spettacolo per i ragazzi, per i bambini, che faremo a Villa Pace, e poi partiremo in tutte le altre location dal giovedì con il César Design Film Award, ovvero la sezione in concorso realizzata insieme a Ceramica e César, che parla del mondo dell'architettura e del design all'interno del cinema, quindi un motivo in più per cercare di coniugare cinema, territorio e comunità fioranese. Per partecipare è molto semplice, nel senso che tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, vi dovete però prenotare su www.ennesimofilmfestival.com/eventi, andate lì e prenotate il vostro posto.